grazie alla nostra anima, quindi sì. Adesso, siccome parliamo appunto di legalità, abbiamo fatto in questo modo, e bisogna che cominciamo a parlare anche di biblioteca, di libri, e quindi lo facciamo con un relatore che abbiamo incontrato, che la Villa ha incontrato per la prima volta a maggio, con l'anno scorso abbiamo fatto la sesta di chiusura dell'attività di Bill, perché diciamo questo che stiamo vivendo è la partenza, cioè oggi Bill incontra insegnanti, interlocutori e parte, e poi viaggia durante l'anno scolastico, di classe in classe, di scuola in scuola, raggiunge i suoi lettori e poi finiamo tutto con una festa, l'avete visto nel video prima, alcune immagini, insomma avete visto che ci divertiamo abbastanza. No, io so, mi piace quando facciamo tutte queste cose con la Bibbia pensare a volte alla percezione che di alcune cose di cui ci occupiamo sia all'esterno, quindi il libro, Dio che parla, i magistrati, oh mamma mia, tutte queste cose, la biblioteca, no? E poi invece in realtà cioè, questa è la realtà, in realtà ci divertiamo anche molto appunto nel video emergeva. E appunto adesso lasciamo la parola a Alessandro Riccioni, che è sia scrittore che bibliotecario, quindi assomma più figure quelle che sono determinanti del nostro lavoro, e ti lascio la parola. Io cercherò di fare un intervento per così dire fuori tema, un po' perché appunto non è che mi occupo di diritto e di legalità tutti i giorni, però questa esperienza che ho avuto in maggio è stata un'esperienza per me straordinaria, che mi ha portato a fare una piccola indagine di quali sono state le parole, gli strumenti per i quali io ho cominciato a credere nel valore di una parola. Io scrivo, sono un poeta, non si vede cosa sono, e quindi scrivo anche da qualche anno per i bambini, e ho provato quindi ad ancorarmi ad alcuni di quelli che sono i testi che io spesso mi porto dietro e che poi pian pianino cercherò di leggere. Cercherò di essere breve. E io volevo iniziare questo nostro piccolo incontro parlandovi della stanchezza, di una stanchezza mia che però non so per quanto possa essere condivisa, di vivere in un luogo, l'Italia, in un tempo, questo tempo, in cui tutto pare procedere per accumulo. Si accumulano beni, si accumulano informazioni, si accumulano conoscenze, e ha una rapidità, una velocità talmente forte che non ce ne accorgiamo mai, non ce ne accorgiamo se non per piccoli sospetti, insomma. Questa velocità e il fatto che una tale marea di comunicazione e di informazione e di cose anche che ci circondano scalfisce, a mio avviso, solo in parte la realtà. Quindi rimane, come dire, un accumulo di superficialità che resta in superficie. E questo è una cosa che a me spaventa, perché ci si potrebbe aspettare da un accumulo di mondo, di informazioni, una ricchezza, un accumulo di senso, di significato. In realtà quello che io penso e percepisco è che sia un accumulo di rumore. E l'accumulo di rumore, il rumore è un concetto che è nemico del suono, quindi della voce, delle parole, ed è nemico del canto. Dico canto perché naturalmente sono legato a tutto quello che è scritto e che è detto in poesia o in forma di narrazione. Quindi che cosa deve fare allora una persona che si occupa della parola, che si occupa del canto? Che cosa deve fare un poeta? Secondo me deve fare un esercizio fondamentale, un esercizio difficile, deve riscoprire un alfabeto. Riscoprire un alfabeto che cosa significa? Significa ritrovare il gusto della parola, che deve essere presa veramente come unità di misura minima, indispensabile a qualunque discorso che vuole perlomeno avvicinarsi a comprendere il mondo. Perché avvicinarsi e poi cercare di comprendere il mondo significa anche un primo passo per cercare di cambiare questo mondo. Se siamo qua tutti, credo che l'impegno per cambiare il mondo ci riguarda tutto da vicino. E per fare questo, quindi, noi dobbiamo rinunciare a qualcosa. A che cosa dobbiamo rinunciare? Dobbiamo rinunciare a tutte le altre parole. Concentrarci su alcune parole che possono essere le parole guida, le parole spia, tutte quelle migliaia di parole che noi ogni giorno accumuliamo e che servono per, come dire, confezionare il mondo a nostra immagine e somiglianza, cioè rendercelo, come dire,
fruibile, ma solo per quello che riguarda il nostro piccolo spazio. Rendere fruibile un mondo attraverso queste migliaia di parole per il nostro piccolo spazio, per le nostre piccole esigenze, significa chiuderlo all'altro, chiuderlo a una possibile parola, a un possibile sogno, a un possibile percorso che viene da fuori, chiuderlo all'altrove. Chiudere il nostro mondo all'altrove significa anche non essere poi capace alla fine di considerare quello che succede, non solo altrove, ma anche dentro di noi. Quindi, per quello che io ho un titolino un po' stupidino che ho dato a questo mio incontro con voi, non è un gioco di parole, in realtà si tratta di un gioco di parole assai serio, un gioco di selezione delle parole. Mi è piaciuto molto, vi ringrazio, il gioco, fra virgolette, che hanno fatto i due magistrati sulla Costituzione, proprio perché anche loro sono andati a cercare alcune parole. Una ricerca che a noi fa, come dire, fa impressione, perché non siamo più abituati a stare fermi un attimo e a cercare qual è la luce che si accende per ogni singola parola. Parole anche importanti. Questo esercizio noi lo possiamo fare perché ne abbiamo bisogno, se ci crediamo. Poi io sto parlando, credo, a persone fra di noi che ci credono nel fare un esercizio sulla ricerca della parola e della luce che si nasconde dietro a ogni parola, il tesoro, ecco, come hanno detto i magistrati prima. Possiamo ovviamente procedere solo per tentativi, perché la soluzione, ahimè, non è semplice, la soluzione può essere, non è mai definita, perché proprio le cose continuano a cambiare, cambiano le parole, cambiano le cose. Però per procedere per tentativi, qualche tentativo si può fare, non ricorrendo naturalmente alle proprie parole, io ne sto dicendo che troppo, mi rendo perfettamente conto, vi chiedo scusa, ma ricorrendo alle parole di quei libri, di quelle persone, di quegli autori, di quelle, come dire, di quelle entità, chiamiamole così, che ci hanno colpito e hanno lasciato dentro di noi un segno. Io vi farei un esempio, un piccolo esempio, leggendovi il primo pezzo di un libro che io me lo porto quasi sempre dietro, che è, non a caso ho parlato di alfabeto, La scoperta dell'alfabeto di Luigi Malerba. Io non so se voi l'avete mai letto, e parte così. Mi sentite? Sì. Al tramonto, Ambarelli smetteva di lavorare e andava a sedersi a casa con il figlio del padrone, perché voleva imparare a leggere e a scrivere. Cominciamo dall'alfabeto, disse il ragazzo che aveva 11 anni. Cominciamo dall'alfabeto, disse Ambarelli. Prima di tutto c'è A. A, disse paziente Ambarelli. Poi c'è B. Perché prima e dopo? Domandò Ambarelli. Questo è il figlio del padrone, non lo sapeva. Li hanno messi in ordine così, ma voi le potete recuperare come volete. Non capisco perché li hanno messi in ordine così, disse Ambarelli. Per comodità, rispose il ragazzo, mi piacerebbe sapere che è stato a fare questo lavoro, disse Ambarelli. Sono così nell'alfabeto, disse il ragazzo. Questo non vuol dire, disse Ambarelli, se io ti dico che c'è prima B e poi c'è A, forse che cambia qualcosa. No, disse il ragazzino. Allora andiamo avanti. Poi viene C, che si può pronunciare in due modi diversi. Queste cose le ha inventate della gente che aveva tempo da perdere. Il ragazzo non sapeva più cosa dire. Voglio imparare a mettere la firma, disse Ambarelli. Quando devo firmare una carta non mi va di mettere una croce. Il ragazzino prese la matita e un pezzo di carta e scrisse Ambarelli Federico. Poi fece vedere il foglio al contadino. Questa è la vostra firma. Allora ricominciamo da capo con la mia firma. Prima c'è A, disse il figlio del padrone. Poi c'è M. Hai visto? Disse Ambarelli. Adesso cominciamo a ragionare. Poi c'è B e poi A un'altra volta. Uguale alla prima? Domandò il contadino. Identica, fece il ragazzo. Il ragazzo scriveva una lettera alla volta, poi la ricalcava a matita, tenendo con la sua mano quella del contadino. Ambarelli voleva sempre saltare la seconda A, che a suo parere non serviva a niente. Ma dopo un mese aveva imparato a fare la sua firma e la sera la scriveva sulla cenere del focolare per non dimenticare. Quando vennero quelli della massa del grano e gli diedero da firmare la bolletta, Ambarelli si passò sulla lingua la punta della matita copiativa e scrisse il suo nome. Il foglio era troppo stretto e la firma troppo lunga. Ma a quelli del camion bastò Amban. Forse per questo che in seguito molti lo chiamarono Amban. Poco a poco però imparò a scrivere la sua firma più piccola e a farla stare per intero sulle bollette dell'ammasso. Il figlio del padrone diventò amico del vecchio. E dopo l'alfabeto scrissero insieme tante parole, corte, lunghe, basse, alte, magre, grasse, come se le figurava Ambarelli.
Il vecchio ci mise tanto entusiasmo che se ne sognava la notte. Parlava scritto sui libri, sui muri, sul cielo, grandi e fiammeggianti come un universo stellato. Certe parole gli piacevano più di altre e cercò di insegnarle anche alla moglie. Poi imparò a legarle insieme e un giorno scrisse: Consorzio Agrario Provinciale di Parma. A Baleni contava le parole che aveva imparato come si contano i sacchi del grano che escono dalla trebbiatrice e quando le aveva imparate 100 gli sembrò di aver fatto un bel lavoro. Adesso mi sembra che basti per la mia età. Sui vecchi pezzi di giornale Ambarelli andò a cercare le parole che conosceva e quando ne trovava una era contento come se avesse incontrato un amico. È un bel la delicatezza di questa mano di bambino, di ragazzino e mano del contadino che scrivono insieme le cose, questa cosa delle parole con mio amico, cioè potremmo starci a ragionare dei mesi su questa cosa. Luigi Malerba descrive un mondo che sta finendo e io me lo tengo sempre dietro questo libro, sempre, non come sempre insomma, perché in realtà il nostro mondo finisce ogni giorno e ogni giorno ricomincia. Ed è questo il grande segreto di voler andare a scoprire come finisce ogni giorno il nostro mondo, un pezzo del nostro mondo, e come ricomincia il nostro mondo. Vedete, io sono un cittadino di una terra che ha vissuto la migrazione. Io vengo dalla montagna, forse anche per quello che mi sento molto vicino a questo mondo che sta a finire, il mondo chiaramente di Malerba, il mondo della campagna emiliana. Io vengo dalla montagna emiliana e vi assicuro che tutto quello che sta succedendo in tutto il resto del mondo, noi, chi era prima di noi, lo ha vissuto. La montagna deve ritornare adesso una nuova terra di resistenza, non solo di quella che storicamente ha dato il via alla nostra Repubblica e alla nostra Costituzione, ma deve essere una terra di resistenza per quello che riguarda, visto che oggi si parla di diritti, i nostri diritti fondamentali. Chi vive in città, chi vive in realtà, che hanno comunque una dinamica diversa, una possibilità, una serie di possibilità diverse, difficilmente capisce quanto i diritti siano necessari nella montagna. Io faccio bibliotecario nella biblioteca più brutta d'Europa, vi assicuro, però se non ci fosse quella biblioteca più brutta d'Europa non mancherebbe un diritto dei nostri bambini di montagna, che sono sempre meno, ad avere un luogo dove andare a leggere, dove trovare un posto dove stare, parlare, fare i compiti, tutte le cose che si devono fare. La nostra montagna è la montagna in cui ieri sera il Consiglio Comunale d'Urgenza ha dovuto affrontare un problema di 80 eritrei che arrivano in una frazione che ha 180 abitanti, quindi insomma deve affrontare dei temi che sono legati a quello che è il proprio passato e a quello che sarà il loro futuro, perché non possiamo dire di no a queste persone. L'amministrazione comunale ha preso questa decisione di non dire assolutamente di no, andando naturalmente a parlare in prefettura su quelli che possono essere i problemi. La nostra montagna è quella che ha visto persone andare in Belgio, in Germania, negli Stati Uniti, cioè è stato è una terra che ha bisogno, come noi, di aria, come noi, come tutti noi, come il nostro paese, come il nostro mondo, ha bisogno di recuperare poche parole, ma parole assolutamente importanti. Un altro degli esempi, per andare più sul punto e non perdermi in questioni teoriche, che io ho trovato è in un libro bellissimo che si intitola Geografia commossa dell'Italia interna. Forse molti di voi lo conosceranno. È scritto da Franco Armigno, che è questo scrittore, poeta, regista, che si è inventato la paesologia, cioè questa scienza, questa scienza, perché scienza è un dibattito continuo su quelle che sono che è la vita dei paesi. Io ve ne leggerei alcuni, vi leggerei un piccolo brano se lo trovo, perché è quello che mi chiarisce meglio questa idea che ho, che vorrei farvi capire che cos'è la montagna. Cioè i paesi problematici, i paesi nel senso delle nazioni, non esistono solo al di là dei confini o al di là del Mediterraneo, esistono dentro di noi, dentro il nostro paese, dentro il nostro cuore, dentro la nostra mente. Quando Arminio scrive: alla presentazione dei miei libri non si parla mai di letteratura. Le persone vengono a sentire cosa penso dei paesi e la domanda è sempre la stessa: cosa si può fare per impedire? Ne possiamo anche parlare. Non è possibile nemmeno che il centro lasci decidere le comunità locali, che spesso sono guidate non dai più illuminati, ma dai più furbi. Ci vogliono due sguardi, uno sguardo interno e uno esterno. Intimità e distanza, per parlare di un paese bisogna starci dentro, bisogna avere l'infiammazione della residenza.
Pensate che sta pensando. Cioè sono due parole che l'infiammazione, uno pensa tutta un ascenso, qualcosa che fa male. L'infiammazione della residenza, perché è un poeta, ma si deve anche entrarci. Quindi fra l'infiammazione e questo, e poi Franco Arminio dà alcuni consigli che sembrano tutti sganciati dalla problematica in cui noi dovremmo essere impegnati oggi, che ritorneremo, sulle quali ritorneremo a essere impegnati dopo che ho finito io, di dare alcuni suggerimenti su come fare, su come andare a cercare queste sensazioni, questo sguardo, su come modificare il nostro sguardo sul mondo. Viaggiare nei dintorni, facile, no? Tenersi la testa tra le mani ogni tanto, questo è un suggerimento. Incontrare delle persone che siano fuori dalla modernità in civile, e qui un concetto che non sappiamo. Costruirsi delle piccole preghiere personali e usarle. È un'immagine fortissima, delle piccole preghiere, detto in un paese ancora, per tanti versi, confessionale, costruirsi delle piccole preghiere personali e usarle. Esprimere almeno una volta al giorno ammirazione per qualcuno. Vedete, cioè, così funziona il discorso del linguaggio, quello che dicevo prima, cioè di andare a cercare quali sono i tesori e le luci che sono nascoste nelle parole e nelle pratiche, che queste parole naturalmente scatenano, perché non è che la parola rimane solo sui dizionari, quindi le pratiche che la parola scatena, così Franco Arminio ci suggerisce, andiamo a cercarlo. Svegliarci ogni tanto alle 3 di notte, io sono insonne, quindi praticamente tutti i giorni, uscire all'alba per una volta al mese, comprare i prodotti della zona, fare la spesa dei piccoli negozi. Ecco, lui conclude, insomma, dice queste cose. Poi, naturalmente, non si dimentica che il suo sguardo è uno sguardo che senza lo sguardo degli altri non ha senso, cioè è povero, è sterile, non produce niente. Quindi dice, dire quello che vediamo assai più di quello che pensiamo. Perché questo, ragazzi, è un po', regalare almeno un libro alla settimana, magari dopo averlo letto. Vabbè, questo sono bibliotecario, questa è una deformazione professionale, però ormai l'ha scritto, io ve lo leggo. Poi dare attenzione a chi cade, aiutarlo a rialzarsi, chiunque sia. E poi, una delle frasi che preferisco, leggere poesie ad alta voce e far cantare chi ama cantare. E poi suggerisce come dire, noi abbiamo, siamo perseguitati da queste parole, stiamo dicendo tante parole, queste parole hanno anche una visibilità e lui gioca anche sulla visibilità di alcune parole e suggerisce abituare i cittadini a fare un manifesto in cui si annuncia la nascita di un bambino. Perché annunciare la morte e non la nascita? No? Quindi prendendo spunto, naturalmente, i manifesti fuori, eccetera, eccetera. Quindi anche Franco Arminio ci porta in un terreno dove la parola, la ricerca di parola, va non per accumulo, come si diceva prima, non per aumentare il numero delle parole, ma per sottrazione. Noi abbiamo bisogno, questa è la mia opinione, poi dopo casomai ne possiamo discutere, dopo casomai senza discutere troppo, e noi abbiamo bisogno di sottrarre le cose. Io ripeto sempre, cioè ripeto sempre a me stesso, i primi, insomma, troppe sono le parole. Cioè questo rumore di cui parlavo all'inizio, è un rumore veramente che dà fastidio. Insomma, se possiamo immaginare una terra come l'ha immaginata Malerba in questo mondo di passaggio che cambia, che comunque la contemporaneità è una cosa che non finisce mai, come la immagina, come immagina i paesi o la paesologia, questo pazzo curioso di Franco Arminio, che comunque va per l'Italia a esercitare la sua ricerca di tesoro e di luce, lo dobbiamo fare, e dobbiamo fare questo, come dire, cammino in cui ogni alfabeto che noi reinventiamo e riscopriamo sia disposto a cambiare. Come possiamo farlo? Possiamo farlo andando a cercare altri alfabeti, quegli alfabeti che ci sono totalmente sconosciuti, no? Perché al di là della sorpresa, oh che bello, ho scoperto una lingua nuova, ho scoperto un modo diverso di vedere le cose, quegli alfabeti bisogna digerirli piano piano, cioè nessuno nega che la ricerca dell'altrove o lo scambio con l'altrove è un esercizio facile, assolutamente, però dobbiamo farlo. E andare a scoprire gli altri alfabeti cosa significa? Andare a disegnarci per quanto possibile e per quanto mutabile un altro altrove, sono molto cacofonico, tra l'altro l'ho detto in questa maniera molto brutta, un altro altrove, cioè un altro luogo dove poter proiettare quelle che sono la nostra visione del mondo, le nostre paure, il nostro essere incapaci di organizzare tutto quanto. Questo altrove di solito avviene nel campo della letteratura e dei libri, perché io insomma parlo di questi, in due modi: o si crea l'utopia, no? Quindi insomma il vuoto ideale, o si crea quella che oggi va tanto chiamata distopia, cioè un, che poi sono,
praticamente la distopia, cioè un altro luogo in cui succedono cose, che poi in realtà è un luogo che funziona a volte a specchio per farci riflettere su di noi e sulle altre cose, e a volte funziona come totale altrove, in cui andare a vedere, a sviluppare fantasia, altre qualità. Non voglio stare sui termini, anche perché non sono pignolo in questo caso. Uno degli esercizi più belli dal punto di vista proprio della scrittura di questo mondo, poi Marco Elisabetta del sorrido, è un libro meraviglioso che io continuo a portarmi dappertutto, che è Flatlandia, del reverendo Abbott. Ok, lo sapete, lo conoscete tutti, e quindi vi leggerò solo alcune righe. Io non è che sto dicendo delle cose apparentemente banali, ma non le conosco. E dice: chiamo il mondo Flatlandia non perché sia così come lo chiamiamo noi, ma per rendere più chiaro la natura a voi, o lettori beati, che avete la fortuna di abitare nello spazio. Flatlandia, dall'inglese flatlandia. Immaginate un vasto foglio di carta su cui delle linee rette, dei triangoli, dei quadrati, dei pentagoni, degli esagoni e altre figure geometriche, invece di restare ferme al loro posto, si muovono qua e là liberamente sulla superficie o dentro di essa, ma senza potersene sollevare e senza potervisi immergere come delle ombre, insomma, consistenti però e dai contorni luminosi. Così facendo avrete un'idea abbastanza corretta del mio paese e dei miei compatrioti. Quindi Abbott, in una sorta di, qualcuno dice parodia delle società vittoriane inglese, qualcun altro dice perché si divertiva come un pazzo, in un caso quasi contemporaneo di Lewis Carroll, quindi deve essere stato un periodino molto bello come altrove e come capacità di cercare parole chiave, fa una descrizione degli abitanti. Gli abitanti di Flatlandia si individuano secondo il numero dei lati che hanno. Mi dispiace perché vedo che il pubblico è composto da una maggioranza di donne, ma le donne sono delle linee rette che vengono invitate a muoversi sinuosamente, perché sennò le ammazzano, le schiacciano, insomma, le subiscono queste cose qua. Insomma, chiaramente qui c'è proprio un attacco alla società vittoriana, cioè la donna in crinolina era questa cosa qua, una linea retta. E poi dice che ogni personaggio cresce di classe sociale man mano che raggiunge un lato. La scuola viene raccontata un quadrato, e allora adesso a parte queste cose qua, e il quadrato racconta di come il poverino riuscirà forse a sviluppare, diventare un pentagono, un esagono. Pensate che i grandi sacerdoti sono dei cerchi quasi perfetti, perché Abbott, secondo me, era anche un po' cattivino dell'animo, per cui la perfezione nel suo mondo fantastico non ce la voleva mettere. Dei cerchi quasi perfetti sono i sommi sacerdoti che parlano. Leggendo questo, adesso io ve l'ho solo detto come fare, si capisce come uno degli strumenti che noi abbiamo è riuscire a pensare un altrove. Non dobbiamo sapere, per esempio ho parlato prima degli eritrei, non dobbiamo sapere che l'Eritrea continua a lotta con l'Etiopia, eccetera, eccetera. Non dobbiamo chiedere documenti, no? Non dobbiamo chiedere informazioni, dobbiamo semplicemente scoprire pian piano quell'altrove, quell'altro mondo che viene a bussare al nostro mondo, come noi siamo andati a bussare mediante il mondo. Quindi questi esercizi, questo esercizio di andare ogni tanto a leggere, io per esempio, dopo aver fatto una tesi sul racconto fantastico, ho abbandonato la lettura del fantastico, cioè non è più un mio interesse principale. Non per questo, però, io nel mio lavoro, tutti i giorni, anche di bibliotecario, consiglio, soprattutto ai ragazzini e ai bambini che chiedono, consiglio l'avventura del fantastico, ovviamente un fantastico di qualità, proprio perché fare questo esercizio di spaesamento è proprio necessario per ritrovarsi. Quindi dalla paesologia di Franco Armino si passa allo spaesamento. Cosa significa lo spaesamento? Lo spaesamento significa anche cercare pian pianino di trovare delle parole anche a chi non ha orecchie per intendere. E quando io dico la categoria di chi non ha orecchie per intendere, intendo le persone non che non vogliono, che non si disinteressano, no? Parlano tanto, no, i bambini non leggono, dai ragazzi, ho che stress, eccetera, sono uno stress, però le persone che non hanno orecchie per intendere, le persone che non hanno gli strumenti per intendere, che poi, guarda caso, siamo anche più di noi, perché di fronte a degli altrove così veramente altri, anche noi non abbiamo gli strumenti per intendere, le orecchie per intendere. Cosa significa? Significa andare a cercare, e anche qua è la mia deformazione professionale, andare a cercare nei libri, in alcuni libri, come è stato fatto prima con questo bellissimo esempio del gioco sulla Costituzione, andare a cercare degli alfabeti, ma diversi, pur essendo i nostri. Oddio, adesso mi sto incartando, scusate, finirò. Cioè andare a cercare
dei meccanismi per ripetere le stesse cose. Allora, l'esercizio della ripetizione di una parola è un esercizio che intanto ricorda, no? Il balbettio del bambino, il tentativo di imparare a parlare, il tentativo di imparare una nuova lingua, il tentativo di cominciare a costruirsi un linguaggio che sia autonomo, che abbia un senso prima per noi e poi per gli altri. Quindi andare a cercare un altro modo di dire. Io ho trovato un tentativo, per esempio, di raccontare una cosa brutta e triste e tragicamente attuale come la guerra, in un piccolo libricino di uno scrittore pazzo furioso della Repubblica Ceca che si chiama Patrick Ulesnik. Io non so se lo conoscete. Questo libricino si intitola Europeana, che sembra un peana l'Europa, in realtà è tutt'altro, è proprio europeana, breve storia del XX secolo. Io, per chiarire meglio, invece che annegare in questo pulviscolo di teoria che non sa di nulla, vi leggo un pezzettino, poi dopo casomai vi spiego che cosa intendo per andare a cercare parole per chi ha orecchie, per chi non ha orecchie per intendere. Gli americani che nel 1944 sbarcarono in Normandia erano dei ragazzoni ben piantati che misuravano in media 1,73 m. E se li si fosse potuti sistemare uno con le piante dei piedi contro il cranio dell'altro, avrebbero misurato 38 kg. I tedeschi erano anche loro dei ragazzoni ben piantati, ma lo erano soprattutto i tiratori senegalesi della prima guerra mondiale, che misuravano 1,76 m e venivano mandati in prima linea perché i tedeschi fossero presi dal panico. Nella prima guerra mondiale si è detto che i soldati cadevano come la semenza e i comunisti russi hanno calcolato quanto concime si sarebbe potuto ricavare da un chilometro di cadaveri, cioè quanto costoso concime di importazione avrebbero potuto risparmiare servendosi dei cadaveri di traditori e criminali. E gli inglesi inventarono i carri armati, i tedeschi un gas che fu chiamato Blitz, perché a quanto pare fu utilizzato per la prima volta nei pressi della città di Ypres, anche se in seguito si disse che non era vero, eccetera, eccetera, eccetera. I soldati portavano al collo o al braccio una piastrina con il nome e il numero di matricola, perché si sapesse chi era al momento di inviare il telegramma di condoglianze. Ma quando l'esplosione strappava la testa e il braccio e la piastrina si perdeva, lo Stato Maggiore dichiarava che si trattava di militi ignoti e nella maggior parte delle capitali fu accesa una fiamma perpetua perché non fossero dimenticati e perché il fuoco mantenne in eterno il ricordo delle cose passate. E contando metri 1,72 per cadavere, vi furono 2.681 chilometri di morti francesi e 1.547 chilometri di morti inglesi e 3.010 chilometri di morti tedeschi. E i morti di tutte le nazionalità, se si fossero messi insieme, avrebbero misurato 15.500 chilometri. Allora, questo è un libro che io consiglio anche a voi. Voglio dire, parla di veramente, questo è esattamente il primo canto del secolo breve, e parla in questa maniera assolutamente folle e ha solo l'apparenza sgrammaticata e illogica del Novecento, insomma, del grande secolo spaventoso, considerato da alcuni il secolo più crudele che la storia dell'uomo ha avuto. Perché ho letto questo? Io questo l'ho letto a dei ragazzini di prima, seconda e terza media il giorno della giorno della memoria, il 27 gennaio. Abbiamo fatto questa passeggiata in silenzio, ciascuno con la sua sedia, perché io sono anche sadico, quindi li ho fatti partire da scuola, abbiamo attraversato tutto il paese, siamo andati vicino a questo ipocastano assolutamente meraviglioso che c'era nel giardino di uno dei ragazzini delle medie, dove io ho letto l'albero di Anne, perché eravamo solo in ipocastano, naturalmente vi ho letto questa cosa. Poi siamo andati al cimitero, davanti al cimitero del paese, ci hanno preso tutti per dei pazzi, ma d'altronde conoscendo, abbiamo detto, ok, c'è lui, siamo a posto, la pazzia è la sua cosa. E siamo andati davanti al cimitero, dove io ho letto un racconto straordinario che io consiglio a tutti quando si deve parlare appunto di quello che sta succedendo, che è il 19 di Mario Benedetti, l'uruguaiano, questo scrittore, poeta straordinario. Il racconto 19 sono neanche due paginette ed è il prigioniero numero 19 che torna sotto forma di fantasma, non si sa che cosa, a casa del capitano che guidava l'aereo dal quale lui è stato buttato giù vivo in mare, con queste cose che noi conosciamo. Nello stesso libro ho letto Con i delfini, che è la lettera di una ragazza che scrive a quelli che ha sempre creduto essere i suoi genitori, in realtà erano militari al servizio della dittatura. Lo sapete che i bambini piccoli dei perseguitati, quelli che venivano uccisi, i famosi sono quelli che scomparivano, venivano dati alle famiglie dei militari. Lei a 18 anni scopre
di non essere più quelle, c'è questa lettera bellissima che la consiglio. Il libro si trova difficilmente perché è pubblicato dalle lettere, però si chiama Lettere dal tempo, Mario Benedetti, e lei scrive, naturalmente dicendo con i delfini, che lei vorrebbe ritornare dove sono naturalmente i suoi genitori con i delfini. E poi siamo andati nel cortile della loro scuola, più facile da trovare sinceramente nell'istituto Padalino, la biografica che ci è successa stamattina, perché anche la biografia fa parte della nostra storia, che abbiamo girato per farla con dei pazzi, e lì ho letto questa cosa qua. E i ragazzi, soprattutto anche i docenti, devo dire, sono rimasti più forse più i docenti che i ragazzi. Perché dicevo di continuare a insistere su questa cosa della parola, della selezione delle cose? Perché io ho provato a chiedere a loro, ai ragazzi, che cosa, cioè come cosa vedevano in TV, cosa leggevano della guerra, di tutto quello che succedeva nel mondo. E loro, la maggior parte di quelli un po' svegli, hanno cominciato a parlare per immagini. Ma ne parlavano come se parlassero di un cartone animato, no? O di un film, cioè la bomba, che arriva la bomba intelligente, le famose bombe intelligenti di cui ancora si discute, la bomba arriva così. Allora mi sono reso conto effettivamente che un esercizio per ritornare a condire le parole che contano con il giusto gusto, cioè per tornare a far sì che queste parole abbiano valore, doveva passare attraverso un'altra forma di spesa. Te le dico, in maniera molto semplice, dico poi delle cose banali, te le dico in modo diverso. Perché se te le dico in modo diverso, io sì che faccio uno spesimento, io sì che ti porto su un altro piano del linguaggio. Tu guardi la televisione, per te le bombe, cioè la morte, Aleppo, sono cose che capitano, che tu vedi. Se io te le dico e ti dico che posso misurare i morti in chilometri, in metri, non sono sicuro del risultato, io sono sicuro che te l'ho detto in un'altra maniera, che ti do una possibilità in più, poi tu ne farai quello che vuoi. Soprattutto questo è necessario quando abbiamo dei bambini e dei ragazzi. Chiaro che i bambini della materna, della primaria, non leggerei questo. E questo tentare continuamente un altro modo, un altro linguaggio, un altro modo di dire le cose. E voi e dei magistrati di prima, giustamente, hanno parlato di tesoro nascosto nelle parole. Io ho parlato di rumore, ma l'ho parlato proprio per andare, o cercare di andare, mi dispiace, mi scuso, non ci sono riuscito, di andare nella loro direzione, cioè vedere che cosa significa veramente concentrarsi su alcune parole. Amore, pace, uguaglianza, rispetto, diritto, legge. Noi dovremmo arrivare a pronunciarle come se fossero nuove tutte le volte. Ecco perché dico, sottraiamo, come con il gusto, come un frutto appena raccolto. Dobbiamo arrivare qua, perché mi sono trovato in questi periodi, in questi giorni, a tradurre un albo di una scrittrice brasiliana. È un canto per gli alberi, è il tema della deforestazione. E mi sono trovato nella classica situazione dell'italiano, no? Che guarda i talk show e tutte queste cose, che non riusciva a tradurre con facilità le parole belle. No, questo albo finisce con è così che abbiamo ricevuto il dono di un nuovo fiore, il fiore della vita e del perdono. La mia prima reazione è dice, mamma mia, cioè, meglio che ascolti i cacciati, no? Cioè, l'ho detto anche un uomo, cioè, per dire. Cioè che ascolti, non so, ecco, le parole. E questo io lo percepisco tutti i giorni, cioè soprattutto qui in Italia, in cui tutto deve essere fumoso, tutto deve essere rumore, questo è il mio pensiero, poi potete non essere d'accordo, cioè riuscire a capire che c'è ancora nel mondo, in Brasile, uno dei paesi più ricchi e straordinari del mondo, una scrittrice che ha il coraggio di dire, ok, il fiore del perdono. E nel perdono, cioè, a parte che vabbè, c'erano abituati fin da piccoli, è anche una delle scuse che ci hanno portato, secondo me, a un mondo di confusione. Per cui noi non dobbiamo, secondo me, per quello che riguarda le parole, poi il resto, le azioni e tutto quello che ci sta dietro, il governo, ecco, della convivenza, come è stato detto prima, sono cose più complesse, io mi limito solo a questo aspetto delle parole. Dobbiamo non assecondare il mondo. Noi stiamo assecondando il mondo. Lo stiamo confezionando secondo, questo penso io, a secondo di quelli che sono i nostri, le nostre priorità. Noi non dobbiamo confezionare il mondo, non dobbiamo assecondarlo.
la strada di ritornare con umiltà, con pazienza, con rigore, proprio rigore, perché questo è poi il rigore, insomma, ritornare a capire che tutto quello che facciamo ha un limite per tornare, che tutto però può avere importanza, è una strada difficile, ripeto, io ho iniziato naturalmente questo mio breve discorso parlando della stanchezza, è una strada faticosa, noi però questa è una strada che io mi permetto di condividere proprio con voi, ed è quello che ho pensato in maniera molto confusa e che ho detto in maniera altrettanto confusa, cioè è faticosa la stanchezza, noi saremo stanchi, ma in questa maniera io credo non saremo mai vinti, mai vinti. Grazie. Grazie.